Buon pomeriggio, aspettiamo che qualcuno rientri. Bene, direi che forse deve rientrare ancora qualcuno, ma iniziamo per mantenere il nostro il rispetto dei tempi. Sappiamo che alla fine lavorare con le organizzazioni è anche accettare dei vincoli esterni, no? Delle regole, lavorare con delle regole. Una delle regole che ci diamo qui è quella di fare interventi di 20 minuti, di giocare tutto sul colloquio, sulle narrazioni. Allora, qui c'è con l'avvocato Fusani. Adesso si parla con un avvocato, si dice sempre prima avvocato, no? Però magari con altre professioni non si fa così, non si dice il direttore, però chissà perché. Avvocato, dottore, sono gli stereotipi da qualche giocatore italiano, subito. Siamo qui con Mario Fusani che si è che ci ha proposto, no? Adesso un titolo interessante che io penso di poter codificare perché ci conosciamo e abbiamo già parlato. Prima di parlare del titolo ripeto solo una parola che avevo accennato questa mattina, che mi sembra che possa essere un po' un filo conduttore di come della ripresa del discorso adesso questo pomeriggio, che è la parola patto. Certo, non diamoci i compiti troppo facili, se no, certo. Allora, pactus versus legge, cioè in un certo senso, se agiamo con responsabilità e pensiamo di essere orientati all'equità, accettiamo anche l'idea di equità, il dire che si rispetta la legge è nulla, cioè è troppo male. E non è neanche sufficiente dire facciamo di tutto perché ci sia una legge che poi ci vincolerà, perché magari la legge non arriva e comunque la legge può essere sempre in arretrato. Allora, comunque ci sono di fronte alla situazione concreta la presenza di interessi diversi che c'è nelle organizzazioni, si regola attraverso dei patti. Questa è un'ipotesi di lavoro, mettiamola così. Per noi è uno degli aspetti dominanti, perché parlando di quello che interessa prevalentemente il mondo aziendale, quindi il diritto civile nella sua accezione la più ampia possibile. È anche un modo di dire come poi tu ti atteggi rispetto a queste cose, certo, perché certo. Se sei uno che ci tiene tanto a fare le cause, a te il patto è una grande rottura di scatole, perché e poi se tu vivi nel contenzioso. Ma no, non è vero, perché anche il patto deve essere, anche la legge deve essere un patto, ed è un patto sociale. Quindi la legge è tanto migliore ed è tanto più valida e troverà tanto maggior consenso e maggiore applicazione quando risponde a degli effettivi bisogni e a delle effettive necessità e le risolve nel modo utile per la collettività. A quel punto verrà fuori una buona legge, quindi una buona regola, un buon patto su cui pulire i discorsi i dialoghi e i conflitti anche da una serie di ammenicoli vari e semplificare quindi il risultato.
Questo nel momento in cui un legislatore è chiamato a fare una legge, ma non tutto, per grazia di Dio, deve essere regolamentato con una legge, qualcosa, anche perché già in Italia abbiamo un po' questa tendenza a sovralegiferare, sarebbe opportuno invece abbassarla, proprio per favorire invece uno sviluppo dell'attività pattizia, quindi di negoziazione, di contrattazione, per entrare in quelli che sono i dettagli e le necessità di ciascuna delle parti che si trovano a questo tavolo. Nel diritto del lavoro, per esempio nel diritto sindacale, abbiamo uno degli esempi storicamente e qualitativamente migliori da questo punto di vista, perché la negoziazione e la contrattazione hanno origini storiche. In certi momenti sono state molto conflittuali, molto più di oggi, ma in tanti altri hanno avuto anche qualche degenerazione, però comunque l'aspetto negoziale è sempre rimasto. Questa dizione è un po' il contraltare, cioè l'opposto di questa impostazione. Scoperchia la tua pentola. No, non è tanto la mia pentola, perché questa non è una dizione che ho inventato io. Io purtroppo faccio questo mestiere da più di 30 anni e quando ero poco più che ventenne, misi per la prima volta a piede in un tribunale, fu una frase che un anziano, all'epoca per me era molto anziano, forse era la mia età o poco più della mia età, ovviamente, pronunciò. Poi ce n'era, in parallelo a questa ce n'era anche una lievemente più mistica, perché diceva che il rinvio, chiaramente il rinvio della causa, quindi il rinvio è la prova dell'esistenza di Dio, adesso questa cosa è usata come titolo, ma insomma va sulla stessa cosa. E io, ventenne, per Bacco, io non voglio fare il puritano, il ragazzo che aveva ancora gli ideali, cercavo di essere anche allora abbastanza pratico, come spero di essere oggi. Però mi stupì di come io dovevo approcciarmi a una professione all'epoca che avrebbe avuto uno dei suoi capisaldi in una distorsione. Cioè il fatto di dover guadagnare perché una causa era pendente continuativamente. Perché? Perché nel nostro tariffario, quello che sarebbe stato appena adesso abolito, cioè che per ogni udienza abbiamo diritto, a seconda del valore della causa, a 50 euro, 100 euro, 300 euro, eccetera, eccetera. E quindi fare questi rinvii a vuoto, imputandoli poi al disfunzionamento della giustizia, che è un dato effettivo e reale, mi sembrava un po' eccessivo, un po' strano, perché io avevo studiato, adesso non voglio passarmi per uno studioso eccellente, però insomma avevo studiato non per utilizzare degli escamotage per campare. Devo dire che, così come all'epoca mi stupì questa cosa, oggi continua a stupirmi, perché soprattutto in questo periodo, ma non è una novità, assistiamo ancora a una classe forense che invece punta sempre sulla salvaguardia e sulla chiusura, utilizzando un po' quello che diceva stamani il presidente di IDP Campana, la propria posizione come contenuto dell'attività professionale. Facciamo gli avvocati in quanto siamo iscritti a un ordine, e quindi dobbiamo fare delle, un po' come se avessimo il sigillo del notaio o il potere della polizia, e lasciamo perdere quella che è la nostra professionalità. Io, se avessi smesso di studiare quando ho finito l'università più di 30 anni fa, beh, probabilmente oggi non potrei fare il mestiere che faccio, e soprattutto non riuscirei a farlo come lo faccio. Ed infatti la crisi usa, economica, eccetera, eccetera, sta colpendo moltissimo la nostra categoria, la sta colpendo, salvo coloro che invece, guarda caso, ed ecco perché, se vogliamo, qui non mi sento molto a disagio, anche se non sono un manager, anche se lavoro in tantissime aziende,
Perché? Perché dobbiamo e sopravviviamo qua, per esempio, quando investiamo sulla formazione. Perché per noi deve essere un qualcosa di quotidiano. Quindi dobbiamo abbandonare la rendita di posizione, il sigillo, e dobbiamo incominciare a capire che dobbiamo e possiamo anche offrire un servizio utile alle aziende, stiamo parlando prevalentemente di materie che interessano le aziende, che si rivolgono a noi. Quindi si rivolgono per avere quel famoso patto e gestire queste situazioni cui tu accennavi all'inizio. Sì, quindi tu, prima dicevamo avvocato, in realtà più che un avvocato allora tu sei un giureconsulto. Nel senso che... Grazie per il complimento. No, non so cosa vuol dire nel tuo lessico specifico, ma io so cosa vuol dire come... cioè, la, diciamo, l'etimologia, no? Perché la prima traduzione di giureconsulto in italiano è stata consulente. E anzi, la parola consulente è stata la traduzione in italiano del latino giureconsulto. Diciamo che da questo punto di vista... Perché questo vuol dire che invece l'avvocato è quello che sta a fianco della persona chiamata in causa, esatto, dell'avvocato. Quindi tu non sei tanto quello che ti senti, cioè di accompagnare qualcuno di fronte al giudice o di istruire una causa, ma prima quello, diciamo, di fare il consulente per certi aspetti. Certamente, io sono un avvocato, perché... posso accompagnare, no, ma certo, nel senso che accompagno anche la parte che assisto da giudice, anche se non è il nucleo della mia attività. Perché? Perché mi trovo in una condizione in cui non punto più al perseguimento di un patto che, in quanto accettato da tutte le parti, le due parti o più parti, alla condivisione, l'accettazione e l'approvazione delle parti che l'hanno sottoscritto, ma mi trovo a dover convincere con arti varie un terzo, normalmente un giudice, un arbitro, una figura di questo genere, della bontà anche non reale di certe posizioni. E fatalmente una delle due parti sarà insoddisfatta. Quindi, quando poi si tratterà comunque di doverla applicare, una delle due parti cercherà di ostacolare l'applicazione di questa disposizione. Vuol dire che il vantaggio del patto sta nel fatto che tutte e due le parti non sono del tutto soddisfatte, ma che sanno che il patto è l'unico modo per ottenere anche quello. Questo dipende dalla bontà del patto e quindi dalla graduazione con la quale riesce a soddisfare il più possibile le due parti. Quindi quanto più è migliore la tua capacità di mediazione e di interpretazione dei reali obiettivi, perché noi un po' anche per cultura italiana siamo sempre portati a pensare a un conflitto con due parti che non hanno nessun punto di contatto e che sui temi specifici hanno visioni assolutamente opposte. Spesso, molto più spesso di quanto non accada, invece fra le parti possono anche avere degli obiettivi differenti e questi obiettivi differenti non necessariamente sono confliggenti uno con l'altro. Per cui le due parti possono arrivare a stipulare ciascuna un contratto che le soddisfa pienamente. Quindi allora adesso qui parliamo a direttori del personale, persone che lavorano in questa funzione. Che raccontaci un caso in cui, nella veste, ci siamo intesi in che senso, di consulente di un direttore del personale, hai contribuito a fare qualcosa che da solo il direttore del personale non avrebbe fatto, ma che si è rivelato virtuoso, piuttosto che andare aprire un'avvertenza, che ne so, oppure di fronte a un giudice. O comunque per risolvere un problema. Okay, sì, adesso non voglio mettere di racconta quello che vuoi. Ma no, per esempio, sono abituato a fare il nome dei miei clienti, però insomma un'importante istituzione culturale italiana, nota a livello internazionale, a un certo punto si è trovata a dover rinnovare il contratto integrativo, oggi comincia a essere chiamato contratto di prossimità, seconda, sì, sì.
Bene, lì c'era un problema, da un lato di budget inesistenti, dall'altro di sfruttamento delle risorse poche, che potevano comunque essere rimesse in circolo, perché di nuove non ce n'era. Bene, siamo riusciti ad arrivare, lo dico in due parole, ma a un risultato che sembra impossibile, ma tecnicamente poi in realtà è accaduto, per cui utilizzando i premi di produzione in un certo modo, di premi di produzione che ovviamente non è un'istituzione culturale, la produzione è qualcosa di un po' diverso, però siamo riusciti a dare degli incrementi retributivi, e fin qui è abbastanza semplice, perché riconoscendo gli incrementi retributivi non è difficile in sé per sé, ma per esempio riducendo il costo complessivo del lavoro complessivamente inteso di questa istituzione. E quindi abbiamo ottenuto un risultato di bilancio per l'azienda, che non era un'azienda, e abbiamo gratificato, tra l'altro, perché poi il tutto è stato collegato anche a dei sistemi premianti, quindi non una ripartizione a pioggia di queste somme, quindi innescando criteri di valutazione personale, collettivi, eccetera, eccetera, e siamo riusciti in questa che sembra un controsenso in termini. Adesso stiamo rinnovando un contratto nazionale, un contratto in ritardo nel rinnovo di paio d'acqua, nel frattempo avrebbero dovuto farne almeno due di altri rinnovi contrattuali, e anche lì stiamo applicando, e devo dire con grande soddisfazione, parte dell'associazione di categoria che assisto in questo momento, ma anche delle organizzazioni sindacali, tutte devo dire, stiamo arrivando ad applicare dei meccanismi che vedranno migliorati per esempio i sistemi per la quantificazione del sistema previdenziale. È un settore abbastanza particolare, che non ha la tipica settimana contributiva IMSS, tanto per intendersi, ma ricorda per esempio quello degli agricoli, che viaggia a giornate anno per provvedimento, e con alcuni sistemi, con delle produzioni assolutamente discontinue durante l'anno, quindi con dei picchi da 20 ore al giorno di lavoro, con delle cadute da settimane a zero ore, stiamo ottenendo dei risultati per cui otterremo una serie di benefici previdenziali e retributivi per questi lavoratori impensabili fino a poco tempo. Non posso entrare più nel dettaglio soprattutto su questo, perché è un negoziato ancora in corso, quindi così. Però sono delle applicazioni pratiche finalizzate a cosa? A ottenere un consenso ampio. Qui non è sempre vero che ogni parte deve rinunciare. Sì, qualcosa sicuramente deve rinunciare, però insomma, non è che proprio farla vedere pure il 50-50. No, sto dicendo che ci deve essere una disponibilità da entrambe le parti. Assolutamente. Quindi, così facendo. Ma quantomeno, sai, a dire che si considera uno scopo ragionevole concludere un accordo. Questo non è una cosa scontata in assoluto. No, assolutamente. Assolutamente, però per contro, quando due parti invece decidono di andare davanti a un giudice, o una delle due decide di andare davanti a un giudice, perché comunque vuole vedere la definizione di un tema. Per cui, allora a questo punto a me è rimasto un po' l'incubo di quella frase, nella mia professione, e l'ho tenuta sempre ben presente, hai costruito la tua professionalità sul modo tuo, insomma, di andare di non... Sì, devo dire che effettivamente la classe forense, come la si usa a definire, non è molto d'accordo con me, il sentimento comune è assolutamente contrario. Piace richiamarlo ancora l'intervento stamani del presidente dell'ADP, quando parlava di queste cose proprio come prima categoria, ma giustamente è così, non è, gli avvocati sono insieme a alcune altre categorie professionali, no, non sono suscettibile così tanto, però effettivamente è un sentimento.
oggi, ancora oggi l'avvocato è visto come lui, ha molto spesso anche a me succede, mi siedo a un tavolo negoziale e dice, accidenti, c'è seduto un avvocato, questi vogliono far casino. E quindi è difficoltoso. Però proviamo a pensarci anche che, perché poi il fatto che non siamo integrati in una struttura aziendale, anche se ci lavoriamo a stretto contatto, eccetera, eccetera, può avere anche qualche lato positivo. Abbiamo una trasversalità di esperienze. Parlaci un momento di questo, ci avviciniamo alla conclusione, ma serviva questo, di dire appunto, nell'essere tu consulente, persona vicina a un direttore del personale o un imprenditore, qual è lo specifico, diciamo, della tua affiancamento, cioè in che cosa l'aiuti? Cioè, se devi raccontare adesso a uno di loro, a qualcuno, in cosa puoi accompagnarlo, che vantaggio c'è avere accanto un consulente giureconsulto? Ma io in sintesi focalizzerei l'attenzione su due aspetti. Il primo è che quelli della mia generazione, ma non solo, hanno avuto anche una discreta esperienza del contenzioso, quello simile a questo, e quindi in termini di se hanno voglia di approcciare l'attività nel modo che vi dicevo prima, hanno un'attenzione, comunque un occhio abbastanza attento a quello che potrebbe essere il contenzioso futuro, quindi un'attività di prevenzione che può essere molto utile e spesso anche molto remunerativa, perché poi la gestione e del contenzioso e dei danni che il contenzioso crea per tutte le aziende. E quindi questo potrebbe è il primo impatto, quindi un occhio al rischio, quindi una valutazione del rischio un po' più forte. E poi il secondo è che operando su più fronti e su vari fronti, non soffriamo di quella che da un lato è una cosa utilissima, che è una sovraspecializzazione, ma che chiude un po' la visuale su altri mondi adiacenti, similari, ma che possono presentare delle utilità. E allora magari mutuare un'esperienza che io ho fatto con i metalmeccanici nel commercio, tanto per parlare di due importanti categorie o in apparentemente lontane, apparentemente lontane o anche su categorie minori o cose di questo genere, ecco che può aiutare, perché giustamente uno magari conosce alla perfezione, sicuramente anche meglio di noi per certi aspetti, la realtà della sua azienda, ma poter valutare anche qualche esperienza che un occhio comunque un po' allenato essere il nostro, è stata vista in altre circostanze, può portare a dei benefici, quindi chiaramente mutuandole, integrandole, facendo tutti gli adattamenti e tutte le considerazioni senza mai fare copia e incolla o macchinetta. Questi possono essere i primi due primi, poi dipende dalle circostanze. Poi e si cerca di fare un buon lavoro. Grazie.